siamo la classe quinta B dell'Educandato agli Angeli di Verona. In questi cartelloni abbiamo rappresentato il buon governo in città e i suoi effetti e il mal governo in città e i suoi effetti. Questi affreschi risalgono agli anni 1338 e 1339. Sono stati dipinti da Ambrogio Lorenzetti a Siena nel Palazzo Comunale. All'inizio abbiamo messo un cartiglio con scritto Diligite Justitiam qui indicatis terram. Che significa? Amate la giustizia voi che governate la terra. La città in tempo di pace è bellissima, è ricca di palazzi e piena di persone. La gente lavora, le botteghe sono aperte, si vedono la bottega del calzolaio e dei venditori di salumi e formaggi. Qui c'è una taverna e il maestro insegna sempre. Una sposa vestita di rosso va a nozze, seguita da un piccolo bambino. Ci sono le ragazze che danzano e suonano e ci sono i fiori alle finestre. Il messaggio è che bella la vita quando c'è la pace. E la pace c'è quando chi governa pensa al bene comune e non ai propri interessi. Anche la campagna in tempo di pace è bellissima, sembra un giardino fiorito. Ci sono le colline, i campi coltivati di grano e di cereali, ci sono alberi, ulivi e viti. Su tutto domina la Securitas, che significa sicura. Quando invece chi governa pensa al bene proprio e non al bene di tutti, non regna più la giustizia, ma c'è il malgoverno. Negli affreschi i colori diventano scuri, la città cade in rovina, viene distrutta, nessuno lavora. Guerra, rapine, tradimenti, inganni. L'opposto della Securitas è il timor, cioè la paura. Anche in campagna si vedono gli effetti della guerra. Case distrutte, incendi e campi desolati. Questi affreschi del 1300 ci segnano ancora oggi come sia importante l'impegno per il bene comune e la giustizia, perché si viva in pace.